quest'anno, di questa 13ª edizione, realizzato grazie alla Fondazione Roberto Di Paolo, ed è un'opera meravigliosa del maestro Robazza. Allora, parliamone approfonditamente per i nostri utenti. Va precisato che ormai da diversi anni la Fondazione Di Paolo si occupa di scegliere un artista e di dare allo stesso il tema del premio organizzato dall'associazione della signora Iannone. Allora, negli anni precedenti ha scelto un artista belga, Goyens, l'anno scorso si spostò su un artista anziano, futurista, Craia. Quest'anno ha scelto uno scultore, Robazza. Probabilmente molti non conoscono questo nome, ma è importante dire chi è. Robazza è l'unico artista al mondo che ha messo su marmo, al suo modo, l'inferno di Dante Alighieri, quindi realizzando dei pannelli di 2,5 metri per 2 metri, 19 pannelli, illustrando in alto rilievo come lui ha visto l'inferno. Quest'opera mastodontica è stata portata, inizialmente è stata esposta 5 anni fa a Castel Gandolfo, fuori, poi si è trasferita in 3 musei cinesi. L'anno scorso è stata per un anno a Santa Croce. Da Santa Croce si è trasferita a Cuneo, in quanto il signor Ferrero Michele, che voi sapete chi era, si era talmente entusiasmato di quest'opera che voleva portarla intorno al mondo, dove la Ferrero è presente. Poi il signor Michele purtroppo è deceduto a Monte Carlo, ha lasciato scritto questa sua volontà e adesso vedremo cosa fare. Quest'anno invece la stessa mostra è stata trasferita a Sorrento. A Sorrento, con lo slogan "L'inferno di Robazza nel paradiso di Sorrento". Tenete presente che Sorrento, la Fondazione Sorrento, è presieduta da un certo signor Gianluigi Aponte, proprietario della MSC Crociere. Quindi è stata esposta dal 25 di aprile al 31 di agosto. Poi è ritornata, dove attualmente si trova, al Museo Robazza, che verrà inaugurato a Rocca Priora i primi giorni del prossimo anno. Quindi un grande artista che però, per diciamo condensare quelli che sono i valori della solidarietà, della misericordia, quelli che sono in predicato quest'anno, ecco, come si è impegnato dal suo punto di vista, di esperto? Dal suo punto di vista, dell'artista. Cioè, sì, lei giudicando l'opera dell'artista. Io ho chiesto all'artista, perché un artista ovviamente va preso con le pinze, perché se uno non pensa a quello che lui crede diventa qualcosa di difficile. Allora io ho chiesto: maestro Robazza, perché bisogna chiamarlo maestro, cosa ha fatto? Lui con una semplice parola: ho creato un convivio. Cioè, convivio? Sì, perché tu devi vedere che c'hanno questa massa di persone che vanno verso una meta, sono tutti con un libro sotto. Bene, perfetto. Bene, è tutto qua. Adesso però vedete voi, se vedete chi saranno i premiati. Ai premiati bisogna aggiungere che questo artista, ovviamente, proprio perché è un artista, ha un suo curriculum piuttosto importante. Qui a Roma ci sono molte piazze che hanno le opere di Robazza. Nel mondo, ad esempio, anche nella Casa Bianca c'è un'opera di Robazza, Reagan. Ah, è vero, nella Sala Roosevelt, ecco. E poi c'è anche un'altra opera, dove? Importantissima. Ma una ad Altamura, sbaglio? Altamura, sì, c'è un bellissimo Cristo, sì. Poi c'è, dove c'è? C'è Giovanni XXIII, poi c'è Pertini. Poi ha fatto tante di quelle cose per i reali di... i reali della Thailandia, cioè un grande curriculum che noi diamo assieme al premio, una monografia con cui ovviamente il premiato può prendersi conoscenza dell'importanza dell'artista. Allora, grazie, naturalmente vedremo le colombe assegnate ai nostri vincitori. Grazie davvero.